Resta un'esperienza bellissima, tante piazze, tanta gente, tante persone che hanno discusso con noi intanto della sicurezza sul lavoro. Hanno parlato della necessità di ricostruire un paese diverso, di dare dignità al lavoro, di garantire il diritto alla vita e di garantire ai lavoratori, alle lavoratrici di questo paese un futuro più tranquillo e più dignitoso. Della giornata di oggi, dove al centro c'è la figura della donna, viene subito in mente l'immagine di Luana D'Orazio. Zero morti sul lavoro è il vostro slogan, a che punto siamo? Sì, oggi è anche una giornata importante perché noi dovremmo far diventare tutte le nostre giornate nelle quali ricordiamo e ci impegniamo contro qualsiasi tipo di violenza contro le donne. Oggi lo ricordiamo con più determinazione, ma per noi è ovviamente un impegno quotidiano. La tragedia di Luana è una tragedia che rientra nella doppia casistica di una violenza contro una donna e di una morte annunciata. Quando si segue il profitto, è solo quello, e si sacrificano anche i dispositivi di sicurezza per aumentare la produzione, il rischio è che si sacrifichi la vita umana. Oggi è una giornata nella quale vogliamo ricordare questi sacrifici, vogliamo stimolare tutti ad un nuovo impegno per il rispetto della vita e della dignità delle donne, di tutti i lavoratori e delle lavoratrici. Siamo entrati nel pieno dell'autunno caldo, Whirlpool, i tassisti ieri, c'è tanto da fare. Sì, nonostante la temperatura e le perturbazioni, la temperatura sale. Continuiamo ad aspettare dal governo le convocazioni sulle quali si era impegnato il presidente Draghi. Finita quella riunione, il presidente Draghi si era impegnato a convocare due confronti, uno sulla riforma fiscale e l'altro per capire se in questa manovra c'erano spazi di discussione per interventi sulle pensioni. Siamo in attesa, le mobilitazioni stanno camminando in tutte le nostre regioni, la pazienza però ha un limite.